Fellow Undeads, non avrei mai pensato di partecipare a dei video virali, ma una volta tanto il motivo è serio, e la conseguenza, si spera, positiva. L'Ice Bucket Challenge è un modo intelligente di smuovere la pigrizia mondiale nei confronti delle donazioni, in questo caso per combattere una cosa terribile, la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, inserendoci appunto però un meccanismo sociale divertente. Oh, e pare funzionare, grazie al cielo. Esattamente come vidi esperimenti simili in situazioni più quotidiane e meno drammatiche, come una scala della metro americana trasformata in un gioco musicale che spingeva molte persone a salirle fisicamente piuttosto che adagiandosi alla comoda scala mobile. Siamo in una società parecchio scabrosa ed egoista. Quindi il discorso potrebbe estendersi per ore e dovrò usare il dono della sintesi che non ho mai avuto. Si tratta dopo tutto di un gesto importante, solo positivo. Donare, appunto, per qualcosa che ha bisogno di aiuto, sempre a causa della sopracitata società, o di qualcosa in cui si crede. Il caro vecchio Yotobi mi ha sfidato e, beh, dopo aver donato, e guai a chi non lo fa perché sarebbe la puttanata più ipocrita del web, ed il web su questo ha già il primato extraplanare del multiverso, mi appresto a render concreto il binomio metaforico tanto giocoso fra Sabaku no Maiku e Fenrir, visto che essendo una deformazione del nome di una creatura nordica della sua mitologia, può incarnarne il ghiaccio. Freddo, freddissimo ghiaccio. Eccole, ad assistere. Coco. The time has come for you to witness. Witness our moment of triumph. Bellissimo. Io, viceversa, nomino quel santo ragazzo di Black Raziel, The Prude e Rex, che si divertano a fare questa cosa e facciano la cosa giusta. Oh. Alla prossima. E mi devo cambiare anch'io. Mamma mia, anch'io, tutto.